Per togliere il trucco dal viso usando solo l'acqua, senza più necessità di utilizzare prodotti struccanti o detergenti. Si tratta di queste due manopoline. Si bagnano con acqua. Si utilizza quella bianca prima e toglie qualsiasi tipo di trucco dal viso, anche waterproof. Dopodiché si utilizza quella nera che ha un filato di argento e ambra. Ha un'azione purificante e leggermente esfogliante sulla pelle del viso. Hanno una durata di più di 600 utilizzi e si lavano con normale acqua e sapone oppure in lavatrice. Abbiamo anche un altro modello che è la manopola grande. Ha le stesse funzioni delle due piccole e si può utilizzare oltre che per il viso anche per il corpo. È un ottimo guanto da bagno. Per voi un'offerta speciale, la coppia delle due manopoline oppure la manopola grande a soli 25 euro comprese le spese di spedizione. È un'ottima idea anche per un regalo. Infatti vi offriamo un'altra promozione. Tre confezioni a scelta di questi prodotti a soli 60 euro comprese le spese di spedizione. Inoltre con la formula soddisfatti o rimborsati. Per informazioni ed acquisti potete telefonare ai numeri in sovraimpressione o visitare il nostro sito o scriverci una mail. Siamo, siamo arrivati, è iniziato il nuovo anno, è iniziata la nuova edizione di Stami Bene, siamo in rigorosa diretta, un caro saluto a tutti voi, ai nostri eh, telespettatori da Nicoletta Rizzi. Allora vi ricordo, come sempre potete partecipare telefonando allo 049-7800204 e poi SMS 342-533-9744, naturalmente attiva la nostra casella Stami Bene, chiacchiaccio ne hanno parlato in tanti perché ce l'abbiamo fatta abbiamo veramente il professore, il numero uno è qui con noi il professor Lorenzo Calò che è direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia, direttore anche della scuola di specializzazione in nefrologia Università di Padova, azienda ospedaliera di Padova, buonasera professore, ben trovato con noi buonasera, ecco. buonasera Nicolò. allora lui, il professore ha conquistato il primato per la quinta volta consecutiva nel 2018 da oltre 30 anni studiato delle malattie genetiche rare, del trasporto tubulare renale, è stato riconosciuto come massimo conoscitore al mondo appunto di queste malattie. E poi devo dire che queste malattie genetiche rare sono la sindrome di Butter, che compromette il riassorbimento tubolare renale di potassio e di magnesio, con la possibile insorgenza di aritmie cardiache, cardiache, e la sindrome di Gittelmann, professore. Sì, di Item, che esatto. adesso lei poi ci dirà tutto quanto. Poi devo dire che lui ha pubblicato eh, tantissime, su tantissime riviste prestigiose scientifiche eh, i, nuovi meccanismi biochimici per identificare le nuove proteine con un importante ruolo nella conoscenza della fisiopatologia. Oltre 450 pubblicazioni e poi è stato il primo ricercatore al mondo a scoprire una proteina, la P63-ROGEF. <ride> si dice così? <ride> si dice così. <ride> Ecco, che permette di migliorare i valori dell'ipertensione, perché lei è anche esperto europeo nell'ipertensione. Professore, un sacco di cose. Eh sì, eh. Beh, la passione porta eh sì. a seguire questo, quando uno è appassionato di questi meccanismi, io mi definisco uno studioso di meccanismi e eh, mh, prendo da, eh, approfitto di qualunque tipo di eh, situazione per, dalla malattia renale alle malattie genetiche renali che offrono lo spunto per studiare questi aspetti e dare, eh, come in certi, casi, in certi casi è avvenuto, anche delle, degli spunti di novità su cui ecco. poi si può eh, agire certo. ai fini del... Mi piace della sottolineare terapia. una cosa, che lei è proprio rimasto qui, cioè è corteggiatissimo all'estero, <ride> però invece lei ha studiato a Padova ed è rimasto qui a Padova, quindi insomma è un ricercatore che è stato qui nel territorio, non, so, non solo vanno all'estero ma fortunatamente rimangono anche qui in casa nostra, molto bella questa cosa, perché so che è molto corteggiato, addirittura eh, è richiesto dall'Università Davis in California, dove lei si reca ogni anno. Sì. E poi lei ha fatto un comprotto... Una linea guida, ci vuole dire bene di questo protocollo? Sì, beh, eh, assieme ad altri eh, 7-8 esperti di, in particolare di questa eh, malattia genetica renale, della sindrome di Gittelmann, ma anche della sindrome di Barter, in particolare per il Gittelmann, eh, un paio d'anni fa ci siamo riuniti e eh, abbiamo stilato le linee guida che sono state pubblicate su una prestigiosa rivista internazionale di nefrologia. Linee guida che mancavano. Per linee guida per il trattamento, per eh, l'identificazione, per la gestione mh, di, questa, di questa malattia. Eh, nello scorso novembre, eh, un paio di mesi fa, in sostanza, sono stato invitato e, e ad altri, assieme ad altri 7-8 esperti, ci siamo trovati in, in Germania per. Eh, Uh, stilare le linee guida della sindrome di Barter. Linee guida che mancavano e verranno pubblicate prossimamente su, su un'altra rivista internazionale di Nefrologia. E poi lei ci racconterà di altre cose che mi ha detto dietro le quinte, altri studi, <ride> altre cose perché lei certo. è sempre molto impegnato. Per noi ci ha preparato delle slide per farci capire bene le malattie renali, quali sono i sintomi, le cause. Quindi Occhio, state molto attenti questa sera e se avete qualche dubbio telefonate perché il professore è a disposizione per noi. Quindi oggi parliamo di nefrologia delle malattie renali. Ogni dubbio questa sera verrà chiarito. Partiamo subito allora, professore, con queste belle slide che lei ci ha, ci ha portato. Prego. Beh sì, ne ho portate su. qualcuna giusto per focalizzare certo. su questi aspetti. Queste sono le due malattie genetiche di cui abbiamo parlato, la sinoma di Barth e la sinoma di Gitelman, che sono delle tubulopatie che eh, sono caratterizzate da mutazioni di specifiche eh, proteine che pertanto vengono invalidate e non funzionano. Nel caso della sindrome di Barter si riconoscono cinque diversi tipi di mh, proteine che possono subire delle mutazioni. Nel caso mh, della sindrome di Gitelman se ne conosce una sola. Eh, nella sindrome di Barter sono a livello del tratto ascendente spesso dell'ansia di L del nefrone, il nefrone è l'unità funzionale del rene. Quanti nefroni eh, abbiamo professore? Attorno a 5 milioni. Però eh. lo sapevate che avevate 5, 5 milioni di nefroni? <ride> e eh, la, Per la sindrome di Gittelman è nel tratto distale del, del, tubulo, del tubulo renale. Ed c'è un gene solo che mh, mh, finora è stato caratterizzato. Uh, la, uh, uh, le caratteristiche cliniche che derivano da queste mutazioni sono, come si può vedere dalla diapositiva, il potassio nel sangue che si riduce perché viene perso. Uh, la alcalosi metabolica cioè sale il bicarbonato e quindi c'è questo tipo di, di alterazione ma soprattutto ed è quello che poi ha stimolato un certo tipo di uh, attività di ricerca per quello che mi riguarda la, uh, lo stimolo la induzione l'attivazione del sistema renina angiotensina aldosserone uh, che è il, il sistema che è coinvolto in pieno nell'ipertensione arteriosa. In questo caso invece il sistema pur attivato non funziona e questo ha mh, portato all'epoca uh, a... è intrigante no? capire perché questa gente, questi pazienti non diventano ipertesi pur avendo tutte le caratteristiche per avere l'ipertensione, ha stimolato la ricerca e lo studio. Perché? Perché se si capisce il perché non diventano ipertesi si, può dare un, uh, come dire, si possono avere degli avanzamenti nell'ambito delle basi molecolari dell'ipertensione arteriosa. Molto Ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo cominciato a studiare questo tipo di, uh, uh, di vie biochimiche e molecolari che sono caratteristiche dell'ipertensione arteriosa, quelle conosciute e quelle non necessariamente conosciute, anzi che abbiamo contribuito noi a far conoscere e che eh, possono portare alla, eh, ad adottare dei, dei mh, procedimenti di tipo terapeutico, farmacologico nell'ambito dell'ipertensione arteriosa. Questo, queste malattie genetiche eh, si sono prestate come modello sperimentale per studiare questi aspetti. La malattia genetica di per sé all'inizio era considerata una malattia benigna, mh, di poco conto, non, non, uh, senza dei, mh, delle grosse conseguenze. Dopo, e abbiamo contribuito anche noi a uh, uh, stabilirlo. In realtà, specialmente nei bambini, mh, mh, la sindrome di Barter è più caratteristica dei bambini, mentre la sindrome di Gittelman è più soft come, come, come sintomi e si evidenzia soprattutto nell'età più eh, avanzata, insomma comunque nell'adulto, nel giovane, nell'adulto, eh, si è evidenziata una, la possibilità di incorrere in eh, problemi di tipo aritmico. E in certi casi anche eh, molto problematici con delle fibrillazioni ventricolari, per esempio, che sono, come si sa, pericolose per la vita in questi pazienti. Bene, eh, questo è anche eh, uno degli argomenti di eh, ricerca attuali su questi pazienti e non solo su questi pazienti, proprio per quello che riguarda l'induzione di queste, di queste eh, forme di, di aritmia e, guarda caso, le, eh, i meccanismi. Biochimici e molecolari diventano gli stessi e si prestano bene per studiare sia nell'ambito della patologia renale che di quella cardiaca che di quella più specifica dell'ipertensione arteriosa. Questo è stato il nostro obiettivo. e Se anzi facciamo vedere la diapositiva numero 2, eh, si può vedere si possono vedere tutti gli avanzamenti che sono stati fatti eh, nel in piccolo si vedono perfino le date, io l'ho voluto mettere, ehm, le date delle pubblicazioni con il nome del, del giornale. Step by step abbiamo caratterizzato mh, quello che succedeva in questi pazienti evidenziando l'esatto opposto di quello che succedeva nell'ipertensione arteriosa. In alcuni casi, come lei ha avuto la bontà di ricordare, eh, la caratterizzazione di quella proteina e del ruolo di quella proteina specifica, la P66 rogef ha permesso di eh, mh, sottolineare il suo ruolo nell'ambito dell'ipertensione arteriosa e quindi di conseguenza capire come questa proteina può essere indotta può portare a. A uh, un intervento anche di tipo farmacologico su quelle che sono le vie che portano all'ipertensione, ovvero la contrazione della muscolatura liscia dei vasi, quindi i vasi contratti fanno salire la, le, la pressione arteriosa, la insulinoresistenza che è caratteristica dell'ipertensione, il rimodellamento cardiovascolare che è responsabile delle eh, del rimodellamento dell'organo cardiaco e dei vasi caratteristico dell'ipertensione e caratteristiche delle conseguenze dell'ipertensione dell che sono come si sa e come sanno tutti che sono piuttosto. Si sta veri. affascinando <ride> con questo racconto, molto, poi si vede insomma che è la sua materia di studio e del vostro laboratorio, lei ci ha portato anche delle altre slide successive che adesso andiamo a vedere perché c'è un bel gruppo di ricerca, pensate quanto validi sono. Prego professore. Il, io mi fermerei ancora sulla sì, diapositiva sì, numero 2 certo. che eh, fa vedere vedete il, mh, quei, quei piatti di bilancia fanno vedere come tutte quelle vie che sono state quelle vie biochimiche e molecolari che sono state caratterizzate possono pesare sul, su quegli aspetti anti rimodellamento anti vasodilatazione insulino sensibilità sono tutte caratteristiche opposte all'ipertensione pur avendo il sistema, vedete all'inizio in cima eh, c'è l'angiotensina seconda che è l'ormone principe diciamo così, della, che porta alla contrazione della cellula muscolare liscia mh, del vaso, vedete mh, quelle, eh, il capire perché in questi pazienti si hanno tutte quelle, quelle ehm, evidenze opposte a quello che succede nell'ipertensione, ci può far capire eh, come, mh, mh, eh, cosa succede in queste vie che sono eh, esattamente l'immagine speculare nell'ipertensione arteriosa e quindi intervenire, intervenire con i farmaci e intervenire con dei farmaci mirati. Oggi il trattamento dell'ipertensione per mh, ridurre la pressione arteriosa non è, una cosa, eh, è una cosa relativamente facile, ridurla bene eh, con i farmaci sì. appropriati questo è più difficile, richiede un'expertise naturalmente a pannaggio di mh, esperti ipertensiologi. Eh, qui Padova è una, una sede, Sì, un centro, sì, c'è il eh centro sì. dell'ipertensione, eh sì, ci eh. sono degli esperti di eh, ipertensione che mi onoro di eh, avere come amici, come colleghi e con cui condividiamo, è venuto anche il professor Rossi da eh. noi, esattamente, eh, proprio esatto. Gian Paolo, eh, eh e sì, il eh. professor Pessina prima di lui, il professor Dalpalù ancora eh prima, sì. insomma mh, abbiamo, eh, non è un mistero, l'ipertensione è uno degli aspetti che mi interessa peraltro, strettamente. Legato alla patologia renale. Renale, quindi mi raccomando, telespettatori ipertesi, occhio, questa sera state molto, molto, molto attenti. Prego. prego. Eh, quindi il fatto di aver eh, identificato questo, chiamiamolo tra virgolette, filone di studio. Per identificare queste vie biochimiche che ci possono svelare dei segreti nell'ambito della fisiopatologia dell'ipertensione arteriosa io lo considero un aspetto molto importante. E avere un modello umano come quello della sindrome di Gittelmann e quello della sindrome di Barter ci permette di... Ehm, come dire, avere dei risultati più realistici. Voi sapete che per il, negli studi ci possono essere degli studi su cellule, degli studi su modelli animali, degli studi eh, in vivo o ex vivo, come facciamo noi. Ex vivo vuol dire su cellule prelevate dal paziente. Un prelievo di sangue studiando le cellule del sangue, i globuli bianchi, le, 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 i globuli rossi, insomma, le cellule del sangue che possono riprodurre nel corpo per quanto riguarda molte proteine, quello che succede nelle cellule eh, dei vasi e eh, mh, per quanto riguarda per esempio quello che succede nella contrazione muscolare. Tutto questo, dire la contrazione muscolare è mh, piuttosto semplice, dietro c'è tutta una serie di cascate biochimiche e molecolari che eh, vanno studiate e vanno studiate in dettaglio, cosa che... Eh, stiamo facendo e devo dire, forse lo si sente anche dal mio modo di esprimersi, ci appassiona e ci appassiona molto per esprimere. quello che, che possiamo dare. E eh, eh, tutto questo mh, mh, naturalmente è stato mh, più volte, in più occasioni pubblicato, la diapositiva numero 3 può far vedere che eh, nell'ambito di, di questi studi eh, con l'obiettivo di evidenziare degli aspetti nell'ipertensione arteriosa ma studiando queste patologie la sindrome di Bartlett e di Gittelman, eh, c'è il riconoscimento ufficiale internazionale del nostro primo posto basato eh, non vedo la diapositiva numero eh, 3 dovrebbe ehm, eh, Davide la numero 3 per cortesia, grazie eh, che, eh, ci, ecco, che ci fa vedere al... Primo posto, questo è un link internazionale di dove si mettono in evidenza le expertise per quello che riguarda. Si possono vedere per tutti i tipi di patologia, da, non solo renale. Nell'ambito dell'expertise della per la sindrome di Gitterman e per la sindrome di Barter. Vedete, mh, mh, chi riesce a leggere lì, ai primi, al primo posto c'è il sottoscritto, ma gli altri due posti mh, subito dopo sono occupati da. Persone del mio gruppo di ricerca. Il mio gruppo di ricerca, che si può vedere nella diapositiva numero 4, ritengo che senza di loro molti risultati non potevano essere raggiunti e eh, un, un riconoscimento a, a questi collaboratori debba essere fatto. Ecco. Perfetto. Allora. Non, non si vede la diapositiva eh, numero arrivo, 4, arriverà quando arriva si vede, e ci tengo personalmente perché sì. il laboratorio va avanti, eh, qua, ecco, qua. va avanti grazie a loro e non funziona da due giorni. Questo è un laboratorio perché se no non si potevano produrre tutte queste, eh, tutto quello che abbiamo prodotto in, in due giorni. Questi sono solo alcuni dei miei collaboratori, poi ci sono degli eh, studenti, ci sono dei laureandi. Eh, lì si si vede Paul Davis che è un mio carissimo amico dell'Università di California con cui continuo come diceva lei all'inizio a mantenere degli stretti rapporti scientifici oltre che di provata e duratura amicizia eh, siamo eh, praticamente come della, nella stessa famiglia, insomma, ecco, ormai ci conosciamo. Io vado a Davis dal 1989, quindi, quindi sono in <ride> casa. Sì, sì, direi, direi di sì. Ecco, allora professore, entriamo in, proprio nel, nel punto della situazione. A volte secondo me il telespettatore sottovaluta le patologie nefrologiche che sono estremamente invalidanti e possono pregiudicare la qualità della vita e di sopravvivenza nei casi eh, più gravi. È molto importante la conoscenza, la prevenzione e la cura della malattia renale. Allora mi chiedo... Per chi è più indicato effettuare uno screening preventivo delle funzionalità renali? E poi quali sono i fattori di rischio che si devono considerare? E ancora, quali accertamenti per valutare il danno renale e quali sono i segni, i segnali, i sintomi delle malattie renali? Le ho messo tutto questo perché a casa so che sono lì davanti al teleschermo e si pongono queste domande. Quindi facciamo tutta questa bella situazione per i nostri telespettatori, che ricordo potranno interagire con il nostro professore telefonandolo 049 78 00204 oppure 342 533 9744 in diretta per voi questa sera. Prego. Beh, il, la malattia renale è eh, una importantissima eh, forma di, che incide, che impatta sulla salute del, del, del paziente e eh, non si può eh, assolutamente sottovalutare, ma eh, vale la pena di precisare ed è importante che il paziente sappia che la eh, malattia eh, renale Va ben, il danno renale va ben al di là del rene, forse questo racchiude, eh, una, sottolinea quello che è importante e che bisogna precisare: legato alla malattia renale. La diapositiva numero 5 mh, può spiegare questo aspetto. Il danno renale una volta che eh, si verifica, induce eh, tutta una eh, serie di alterazioni, ma soprattutto aumenta, come vedete, il rischio cardiovascolare. Se quelle, eh, quelle colonne, come vedete, in relazione ai diversi gradi di funzione renale, c'è il rapporto con il rischio cardiovascolare. Cosa vuol dire il rischio cardiovascolare? Vuol dire la possibilità di fare di andare incontro ad eventi cardiovascolari, ovvero infarti, ovvero eventi cerebrovascolari gli ictus, insomma, eh, oltre che a peggiorare la eh, malattia renale. In confronto a una popolazione generale che non ha un danno renale, vedete, a, incrementandosi il danno renale, incrementa, si incrementa anche il rischio cardiovascolare. E nell'ultimo stadio, l'insufficienza renale avanzata, il rischio cardiovascolare è 3.4 volte superiore a quello della popolazione generale. Cosa vuol dire 3.4 volte superiore? Forse è meglio precisarlo, vuol dire 340%. Il 340 è enorme. Eh, sì, è enorme. Mm. Allora, il, eh, da qui si capisce quanto è importante l'identificazione del danno renale fin dall'inizio. Purtroppo eh, non ci sono dei segni specifici, non dà segno di sé il danno renale, il danno renale è legato a tutta una serie di eh, patologie, l'ipertensione in primis, visto che è il primo dei fattori di rischio cardiovascolare che può dare del danno renale il diabete, ma ce ne sono mh, varie, altre, varie altre patologie. Eh, l'importanza di mh, valutarlo, di, di, di identificare la presenza del danno renale, e eh, lo sottolineano ormai molti media, la Società Italiana di Nefrologia stressa e sottolinea questo aspetto, il, eh, le nostre campagne che facciamo con eh, i medici di medicina generale per sottolineare l'importanza dell'impatto del danno renale Amato, in generale. Del rene. Esattamente. Quindi eh, sottolinea il, il ruolo del, della malattia renale. Perché, professore, chiedo scusa: ci sono delle persone che non hanno nessun sintomo, si accorgono dopo, cioè dicono: Io ho continuato la mia attività lavorativa, non avevo niente, e poi arrivo e invece ho eh, problemi. Quindi, effettivamente, non ci so, eh, lavora in maniera come si dice, eh, silenziosa, killer. Si può dire così, silente. Vuol, ecco. dire che è una, vuol dire appunto che è una patologia silente che può andare avanti se non la si cerca. E, eh, Sicuramente deve essere cercata, come dicevo, nel corso di patologie cardiovascolari, nell'ambito dell'ipertensione oppure nel diabete, deve essere eh, valutato anche, valutata anche la funzione renale. Nell'ambito degli screening mh, di eh, generici, generali, come dire, nella valutazione che dei, dei parametri biochimici che si fanno eh, periodicamente, no? quando si fa un check-up, i parametri di valutazione del danno renale sono, ci sono. Mh, il, il più semplice di tutti è quello che si dice la creatinina, la creatininemia è uno dei marker di danno reale. Perché dico è uno dei marker, non è il solo marker, quindi bisogna considerare tanti aspetti. Mh, bisogna considerare l'urea bisogna considerare gli elettroliti vedete il rene non fa eh, uno pensa il rene fa l'urina, non fa solo l'urina il rene entra in tanti le funzioni del rene entrano in tanti aspetti, entrano nella eh, mh, non a caso che in insufficienza renale va in anemia ha un'anemia secondaria perché? Perché il rene ha una sostanza che si chiama eritropoietina che mh, è importante nella Induzione nella produzione di, di emoglobina, eh, nel metabolismo calcio fosforo e quindi nella eh, gest gestione biochimica, insomma, nella eh, determinazione di un danno osseo. Eh, ancora nel, nella gestione semplice degli elettroliti, il sodio, il potassio, eh, nella gestione dell'equilibrio acido base, il rene è per intenderci, non a caso si dice che il rene è la più, la nefrologia è la più internistica di tutte le branche specialistiche ha un, un coinvolgimento nell'ambito delle varie patologie, un, il danno renale può evidenziarsi sempre. Quindi il, eh, la ricerca del, di un possibile danno va fatta. Noi abbiamo la fortuna, noi intendo come nefrologi, e nell'ambito della nefrologia abbiamo una fortuna, quella di avere il prodotto Turina. Che Si può analizzare, l'urina ci può dire tantissime cose: ci può dire se, è presente, se sono presenti proteine nelle urine, proteine, le, la presenza di proteine nelle urine oltre una determinata quantità naturalmente è indice di un danno renale. Ci, fa, ci può far vedere la presenza di globuli rossi quindi la presenza di ematuria microematuria o macroematuria perché addirittura possiamo vedere le urine colorate in un certo modo oppure microematuria, al microscopio si vedono i globuli rossi, la presenza di globuli bianchi, di batteri, di funghi ci sono abbiamo la possibilità di, insomma le urine ci possono dire tante cose per poi procedere abbiamo la possibilità di Valutare con una procedura assolutamente non invasiva, che è un'ecografia. L'ecografia, le dimensioni dei reni ci dicono tanto. se un, Più si va avanti nel corso del eh, danno renale, più i reni rimpiccioliscono, si riducono di volume o comunque quella che si chiama la separazione cortico-midollare o la corticale, che è quella che presenta la maggior parte dei nefroni, dei glomeruli. Eh, Viene, si assottiglia. Quindi ci sono tanti segnali che noi possiamo avere, eh, sia soprattutto biochimici, ma anche strumentali, appunto come l'ecografia, che ci possono dare dei, degli aiuti. Non di poco conto. Per non arrivare troppo tardi è bene chiedere anche al medico di base un controllo, anche, non so, annuale, perché comunque vanno controllati questi reni. Certamente, allora. Bisogna precisare una cosa, i reni uh, già normalmente invecchiano <ride> e non è detto a caso, l'invecchiamento del rene comporta lo sviluppo di, una, uh, uh, di un danno renale, di una decurtazione della funzione renale insito nello stesso invecchiamento dell'organo. Uh, è una cosa che è stata stabilita non a livello biochimico, a livello di meccanismo, neanche tanto tempo fa. Se mi fate vedere la diapositiva numero 8, la diapositiva numero 8 è, se vogliamo, una, io la definisco un'icona della nefrologia moderna, questo non spaventi nessuno, io mh, come faccio con i miei studenti lo, eh, per i quali naturalmente uso anche un frasario diverso, ma eh, mh, è molto semplice da capire, quello che si vede guardando a sinistra è la rappresentazione di quello che succede nella normalità, la figura più in basso eh, rappresenta quanto i, mh, le, la popolazione, l'entità della filtrazione dei nefroni che abbiamo tutti noi. Eh, questi sono studi che sono stati fatti sui ratti, ma è la stessa cosa nell'individuo, nell nella persona, nel, nel, nell'uomo, insomma. Vedete, ci sono dei, dei nefroni che filtrano in maniera diversa. Mm, la parte il, 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 la colonnina più a destra. Eh, quella più colorata di grigio, significa che ci sono dei nefroni che filtrano un pochino di più andando avanti un pochino di più significa che svolgono un lavoro okay. più andando avanti nel tempo eh, come succede sempre, chi lavora di più si stanca, questo ah, succede si stancano prima questi nefroni non solo <ride> si stancano loro ecco. ma comportano, ma fanno in maniera eh, eh, succede che Creano delle alterazioni anche per gli altri perché? Perché cambia lo shape. Eh, forse è meglio farlo vedere. Ecco, cambia, vedete, si allarga la, la, la curva, e i nefroni diventano praticamente tutti iperfiltranti. Perché? Per mantenere il, quello che si è scritto lì GFR vuol dire il filtrato glomerulare per mantenerlo ancora al 100%. La colonnina più a sinistra, vedete è un pochino più scura, è quella più rossa, vuol dire che ci sono dei nefroni che sono già sclerotici e sono diventati sclerotici, ovvero fibrosi, ovvero non funzionanti, proprio perché hanno lavorato troppo. E allora il fatto di lavorare troppo comporta gli altri di per mantenere la funzione renale normale, di eh, lavorare di più. Quel 100% che garantisce a livello proprio biochimico, in termini se volete di creatinina, ancora una creatinina normale, di fatto non è più normale. Mm. Questi stanno lavorando tutti di più e quindi si stanno stressando e in cima, vedete, passando ancora del tempo, quella colonna rossa è la rappresentazione di quei glomeruli che sono diventati sclerotici, sono aumentati proprio perché hanno lavorato troppo. Allora cambia completamente lo shape, a quel punto anche se gli altri lavorano di più non sono più in grado di mantenere la funzione renale normale e allora si manifesta il 50%. Quel 50% vuol dire che la creatinina si è già alzata e si significa che c'è una già il livello biochimico un'insufficienza renale. Voi capite che già normalmente si ha una cosa di questo tipo e bisogna essere molto precoci e già nelle, nelle, nelle prime fasi. La parte a destra della diapositiva invece è quando c'è una malattia. Se c'è una malattia renale, una malattia parenchimale renale, tutto il processo si velocizza come vedete e l'insufficienza renale compare prima in termini biochimici. Se poi dopo aggiungiamo che la creatinina non è il marker ideale per tutta una serie di motivi, allora capiamo che quando la creatinina è arrivata appena fuori 1.4-1.5 di creatinina mia, milligrammi decilitro, siamo già al 50% della funzione renale. Significa che c'è già una... quella che era considerata fino a poco tempo fa una cosa minima, in realtà sottende... Cioè dietro di questa c'è tutta un'alterazione della funzione renale che a quel punto può solo progredire. E allora il nefrologo cosa può fare da ecco. questo punto di vista? Una volta, al di là di raccomandare di essere il più precoci possibili, eh, può cercare di ridurre questa progressione che è una progressione... Fisiologico-fisiopatologica, non si può fare niente per ridurre questa progressione, si può fare, in realtà quello che noi facciamo è rallentare un'evoluzione che però sta nei meccanismi non c'è niente, cioè, eh, niente da fare non c'è niente da fare se si lascia così sì, sì. si va solo, solo che avanti allora eh. il nefrologo con la sua espertise e agendo sui punti giusti, non solo l'ipertensione è il principale fattore di progressione della, del danno renale, beh agendo nella in maniera ottimale con i farmaci giusti e poi con l'approccio igienico dietetico e poi e così via, allora si può rallentare questa evoluzione che è presente, come dicevo prima, già a livello fisiologico con l'invecchiamento normale. Lei, professore, ha parlato di insufficienza renale, si distingue in acuta e cronica. A volte eh, ci dicono lei soffre di insufficienza renale oppure ha un blocco renale, non sono la stessa cosa. Vogliamo spiegare bene a casa quando vi dicono avete un blocco renale, soffrite, soffrite di insufficienza renale. C'è una bella distinzione e ve lo spiega bene questa sera il professore, così quando capitate al pronto soccorso per un blocco renale sapete che cos'è. Prego professore. Eh, dire Blocco renale è un po' naive, devo naif, devo dire. Eh, perché okay. non, è, non esiste un non termine di questo sì. tipo e lo, si usa in maniera. Impropria. Eh, beh, insomma, impropria. Ripeto, è naif. Uh, forse blocco renale lo si può uh, assimilare ad un, una situazione di insufficienza renale ecco, Acuta. acuta. L'insufficienza renale acuta può essere una situazione che non necessariamente deve essere considerata come la. Uh, mancanza di diuresi, la anuria cosiddetta, oppure un incremento importante. Ci sono anche casi di questo tipo, ma anche una situazione acuta di aumento, acuta vuol dire in breve tempo, di aumento dei parametri, dei marker di danno renale, eh, tale appunto da verificare questa situazione acuta. In realtà, in realtà il, 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 il contraltare ehm, è una situazione di cronicità che ha quelle caratteristiche di cui ho parlato prima e che tende a, mh, ad aumentare eh, se non si prendono i provvedimenti giusti. Naturalmente anche nelle situazioni di, eh, in, eh, anzi a maggior ragione, nelle situazioni di insufficienza renale acuta bisogna... Agire, ci sono dei, dei provvedimenti da prendere a seconda delle situazioni che hanno determinato questa insufficienza renale acuta che possono essere svariati. Non a caso si distinguono le tre classiche forme di insufficienza renale acuta da quella eh, prerenale cosiddetta che è determinata da eh, situazioni emodinamiche tipo per esempio una grossa emorragia che fa perdere tanto sangue, quindi il volume eh, ematico diminuisce, eccetera. Ho fatto un esempio, quella dovuta a malattie parenchimali, renali, ovvero le glomerulonefriti per, per, per dire qualcosa, quindi questa si chiama organica, e poi c'è l'insufficienza renale cosiddetta acuta post-renale, post-renale vuol dire dovuta ad una, ad una ostruzione ad un qualche livello del tratto urinario. Di solito è più caratteristica delle persone anziane, m immaginiamo la prostata nel nell'uomo oppure una situazione, un ostacolo dovuto a estrinseco da una neoplasia, una massa, oppure la, la, una un calcolo, o o un calcolo di solito se uno sta da una parte okay. sola. Ecco. E, e anzi in quel caso bisogna anche distinguere perché l'altro rene teoricamente continua a funzionare. Ma insomma un'ostruzione complicata. Se si verifica in, in uretra, e allora eh, questo succede molto spesso, per esempio, nelle, nelle persone anziane che arrivano in ospedale, con, che arrivano in ricovero con una insufficienza renale acuta che molto spesso è di tipo post-renale e eh, il, il catetere spesso risolve questa, questa situazione. Ci sono anche tante altre, tante altre forme. Quindi. In sostanza la, dire blocco renale sì. è forse colorita come, certo, come certo. espressione, sì. eh, è naif, eh, però forse dà il, il, senso, il senso, ma sì. la comunerei, la legherei più ad una situazione di insufficienza renale acuta, acuta, perché il blocco forse vuol dire certo. quello. Acuta nell'arco di poco tempo ti può passare. Quando è acuta si riesce a bisogna vedere, bisogna da, vedere che cosa è, è, che cos è. determinata. Ecco. Uh, uh, spesso se, se c'è una forma non so, di disidratazione oppure se uno, uno ha perso tanto sangue, un'emorragia oppure di solito vede nelle persone anziane eh, che si disidratano o magari e questo so che me lo chiederà più avanti perché eh me l'aveva sì. accennato, magari prendono dei farmaci mh, tipo quello che noi per quanto riguarda la patologia renale vediamo come il diavolo che sono gli antinfiammatori non steroidei, che sono dei farmaci che compromettono, fanno dei danni importanti al rene, questo non vuol dire che non siano utili però in pazienti con un danno renale vanno usati con uh, assoluto uh, buonsenso e meglio non usarli. Tipo quelle persone che prendono sempre l'analgesico, il mal di esatto. testa, cioè, state attenti no, questi, perché sono proprio loro. Assolutamente, eh, questi sì. creano un danno eh. renale a lungo eh. andare provocano una, una, una malattia renale tipica, eh, sono delle, inducono delle forme di nefrite intestiziale proprio da farmaci, sono note, sono classiche. Quindi ci sono alcuni farmaci che non fanno assolutamente no. bene al nostro rene. Beh, sa, il, questo è mh, un po' la caratteristica del rene, il rene che cosa fa? Concentra e come concentra eh, se uno dovesse urinare tutto il sangue che passa per i reni, urinerebbe, questo lo dicono tutti i libri, gli studenti lo sanno tutti, colpisce, urinerebbe 180 litri di liquidi in, eh, in un giorno. Allora quanto uriniamo noi? Non uriniamo 180 litri, uriniamo eh, un, litro? un litro e mezzo, due litri, a seconda poi di quanto si beve, eccetera. Quindi la mh, caratteristica del rene di concentrare i liquidi, beh, così come si concentrano i liquidi si concentrano anche le sostanze che passano per il rene e che vengono metabolizzate dal rene, concentrandosi l'effetto dannoso è si moltiplica, insomma. Quindi aumenta. anche i fattori tossici, cioè eh, anche, non anche so, chi lavora nel campo delle vernici, chi Certamente. è a contatto con metalli. Ecco, devono avere un occhio di riguardo, cioè magari fare una prevenzione. Assolutamente, più. assolutamente. Sono sì. note queste cose. Non, eh, molte, molti, molti, molte sostanze tossiche inducono e non è una novità, inducono, possono indurre delle vasculiti importanti. Anche pericolose per la vita, per esempio. Quindi mh, sono delle, ci sono delle situazioni, i tossici, mh, il rene è molto sensibile a farmaci e a tossici in, in generale. Ecco, Le chiedo ancora qualcosa sugli anziani perché so che sono tantissimi a seguirci e so che ci sono anche molti familiari che ci seguono a casa. Quando si ha una situazione di familiare con una eh, insufficienza renale cronica, che cosa si riesce a fare per una persona anziana oggi? C'è qualcosa che si può fare oppure. C'è proprio una discesa lenta, lenta, lenta. Ecco, c'è qualche possibilità in, per loro? Le chiedo. L'anziano: eh, ci sono degli anziani cosiddetti fit, gli anziani che stanno bene, che non hanno, delle, non hanno dei problemi particolari. e Quelli, mh, per questo tipo di pazienti, ci si comporta come ci si comporta con tutti: anzi, sono quelli che meglio eh, reggono i, le vari, i vari tipi di terapie. Poi va da sé che l'età anziana si associa spesso a comorbilità e questo la maggior parte purtroppo delle persone oltre una determinata età presenta più di una patologia. Allora sono, diventano più fragili, sono più mh, eh, tolle, meno tolleranti ai, ai farmaci, insomma diventa un po' una... Uh, un, e diventa un problema in più per trattarli, questo non significa che non si trattino, gli si tratta, gli si tratta con le dovute cautele, vanno visti, vanno, vanno seguiti, vanno trattati, vanno guardati e, eh, con maggiore attenzione sapendo che... Eh, sono dei eh, mh, pazienti che presentano delle problematiche più complesse. più complesse Questa sera abbiamo parlato di persone dia con diabete, persone ipertese, quali consigli allora possiamo dare professore a quelle persone che sono all'ascolto e poi a quelle persone che ho letto ci sono delle eh, persone che hanno una mh, sono resistenti ai farmaci hanno una resistenza aspetti che le dico bene eh, Dunque, l'avevo letta eh, l'altro giorno, eh, hanno ipertensione resistente ai farmaci? Ecco, ci sono delle soluzioni per questi pazienti? Um, allora, la, eh, cominciamo, lei mi ha chiesto del diabete. Sì. No? Allora, il diabete è eh, se facciamo vedere la diapositiva numero 7, nel, in ambito internazionale il il diabete è considerata la prima causa di insufficienza renale terminale, quindi il legame con il diabete molto, del diabete con la patologia renale è molto stretto. Um, per seconda, come vedete, viene l'ipertensione uh, arteriosa comunque le malattie, le malattie vascolari, l'ipertensione in modo particolare, a distanza chilometrica direi, poi ci sono le glomeronefriti, ovvero le malattie parenchimali renali, e le eh, malattie genetiche, insomma, perché naturalmente sono mh, di minore prevalenza. Um, la uh, uh, Ipertensione, ecco quello che diceva lei dell'ipertensione. L'ipertensione è l'ipertensione che si chiama resistente. Ah, sì, l'ipertensione sì, è resistente. Farmaci, cioè non, non riesce a sì, allora, calare. C'è ecco. una definizione di ipertensione resistente: è iper la definizione è un'ipertensione un che resiste a tre farmaci di cui uno deve essere un diuretico. Quando non si riesce a portare a normalizzare la pressione con questi tre farmaci, si parla di ipertensione resistente. Bene. Dietro questo, uh, questa definizione, e considerando quello che ho detto prima, che insomma, con i farmaci che abbiamo oggi antipertensivi che sono dei farmaci piuttosto potenti, dei farmaci e, eh, mh, eh, utilizzati in modo opportuno, è difficile avere un'ipertensione resistente. Questa quando si verifica bisogna pensare. Ad un'altra forma di ipertensione, anzi ad altre forme di ipertensione, ovvero alle ipertensioni secondarie. La, iper, iperten, le ipertensioni si eh, differenziano in due. Principali forme. La prima forma è quella che si, chiamava, che si chiama e si definisce ipertensione essenziale, che è un termine non bello perché non spiega niente. L'ipertensione eh, essenziale deriva dal fatto che fino a neanche tanti anni fa, faccia conto una cinquantina di anni fa, si diceva che eh, determinati livelli di pressione erano essenziali per mantenere il flusso di... Eh, L'irrorazione, come dire, la perfusione degli organi. Allora, non c'è niente di più sbagliato: non, non, non era necessario avere la pressione più alta, anzi fa male avere la pressione più alta. Si continua a usare questo termine, meglio dire ipertensione primaria, forse che vuol dire che non c'è una causa precisa, non vuol dire che non c'è una causa, vuol dire che c'è un puzzle di cause di cui la, 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 lo stress, l'alimentazione, l'ambiente, la familiarità la, soprattutto costituiscono le cause principali. Le seconde forme sono delle, delle ipertensioni cosiddette secondarie, che hanno una causa specifica. L'esempio, la, la principale di questa è l'iperaldosteronismo primario. Lei ha menzionato prima il mio amico professor Rossi, Gianpaolo Rossi sì. è un'autorità in questo campo. Eh, è venuto a parlare mh, della criobrazione. Ecco, appunto. <ride> eh, Nell'ambito dell'iperaldosteronismo primario e poi un'altra forma secondaria importante è la stenosi dell'arte renale. Quindi queste sono le forme eh, che generano che possono generare una resistenza e quando uno vede, eh, ci si, trova, si trova di fronte a situazioni di questo tipo deve pensare a queste forme e indirizzarsi verso un iter diagnostico che possa andarle a identificare. Perché? Perché spesso si risolve il problema dell'ipertensione in questi casi. Perfetto. Vi chiedono è arrivata una domanda volante. Buonasera, vorrei sapere quanta acqua si deve bere durante il giorno per la salute dei reni. Domanda da 100 milioni. Beh, eh, Io la... bevo un bicchiere ogni ora, <ride> <ride> faccio così Beh, non insomma, so se è senza eh. Eh, temporizzare Bene. in questa maniera. però... Eh, il, il fatto di, di idratarsi non è solo utile ai reni, è utile a tutto, tutto. Eh, eh, mancando non idratarsi o di essere disidratati, fa male a tutto, in particolare, poi fa male al rene. Quindi, eh, quant'acqua si deve bere? Eh, sicuramente, ecco, io quello che consiglio ai miei pazienti è eh, di, mh, insomma, a seconda delle situazioni, ma in ogni caso, non meno di un paio di litri di liquidi. Al giorno. Liquidi vuol dire eh, poi bisogna considerare anche quello che c'è negli alimenti, no? le, le, le verdure eccetera certo. che hanno più, più liquidi del, oppure quando uno beve eh, nell'alimento c'è il brodo e così via. Quindi i liquidi mh, in generale un paio di litri di liquidi al giorno è una buona Raccomando in particolare alle donne di bere di più. Eh, quello sì, le donne vediamo. devono bere di più perché? Perché hanno, si aggiunge un fattore in più che è quello idraulico, nel senso che si stimola diciamo così, la diuresi e eh, perché? Perché ci sono delle situazioni anatomiche, le donne hanno l'uretra più corta e quindi eh, sono più soggette alle infezioni delle vie urinarie. Questo non lo dice il professor Calò, è una cosa risaputa, nota e le donne dovrebbero bere di più già per il fatto di essere donne. Dobbiamo anche riservare un angolino per la calcolosi, perché ne soffrono, dicono, circa il 10% della popolazione, con costi sociali elevati, circa 80.000 ricoveri in un anno, con una spesa sanitaria per il sistema sanitario di 150 milioni di euro. No, Beh, il, la, la nefrolitiasi è una, una situazione sicuramente importante in nefrologia. Noi condividiamo l'expertise con gli urologi, gli urologi intervengono spesso in situazioni di questo tipo quando, per esempio, non c'è la possibilità per il calcolo di essere espulso. Ci sono eh, la, la, eh, i meccanismi che sono alla base della produzione dei calcoli, quelli fini molecolari ancora non si conoscono bene. Eh, ci sono eh, dei colleghi in Italia mh, importanti da che si, mh, hanno un'espertise notevole da questo punto di vista. In ogni caso, la, eh, sì è vero, c'è eh, un impatto importante e anche dal punto di vista, quando si forma il calcolo, la sintomatologia non è di poco conto, perché la colica è un dolore che è, è assolutamente importante, qualcuno lo paragona e le donne evidentemente... Eh, lo lo possono capire di più e eh, lo paragona al dolore del parto, eh, mh, solo che in quel caso almeno sì. si ha la soddisfazione Se di aver è... partorito <ride> il figlio, ecco, in questo, questo caso non, non c'è neanche questo. Eh, eh, quindi è un aspetto, in più si possono verificare delle complicanze, ovvero le infezioni, perché il calcolo eh, può ridurre la, la, la diuresi e quindi il ristagno di, di urine, le urine si possono infettare e, e così via. Quindi è, una, l, l, è importante una volta la, m, eh, espulso il calcolo analizzarlo. Ecco cosa fanno i nefrologi da questo punto di vista quando ci si trova di fronte a una cosa di questo genere? Si può ovviare... Prescrivendo una, quella che si chiama l'indagine metabolica, lo studio metabolico, ovvero vedere quant, se c'è eh, l'entità della, della, della calciuria alle nostre latitudini, diciamo così, i calcoli più frequenti sono di ossalato di calcio, ma ci sono anche sono La maggior parte, ma mh, ci sono anche di altri tipi di, eh, di acido urico sono più frequenti nei, nei diabetici, per esempio, ma mh, eh, anche nei non diabetici, evidentemente. Eh, ci sono dei calcoli di eh, fosfato triplo ammonio ammoniomagnesia, così chiamano distruvite, che sono eh, caratteristici ed è, questi sono più collegati alle infezioni, sono collegati a germi che sono. Che producono una, un enzima che si chiama ureasi e mh, poi beh, ci sono anche poi le forme di, di eh, quelli legati alle situazioni genetiche, i calcoli di cistina. Ci sono del, una piccola quota che è legata ad una uh, situazione di tipo genetico. Ah, um, sì. il, eh, la, dicevo è lo studio metabolico. Lo studio metabolico può servire a identificare delle situazioni. Situazioni predisponenti al, le, ai, alla produzione di, di, eh, di calcoli, tipo l'iperparatiroidismo e così via, insomma ci sono delle, delle situazioni che il nefrologo può fare. L'urologo, quando questo calcolo per esempio diventa difficile eh, che venga espulso, allora può intervenire per rimuoverlo. Professore, mancano quattro minuti, le devo porre due domande e dobbiamo terminare con la ricerca, la tecnologia e l'innovazione. Queste tre parole magiche e col suo gruppo. Quindi le faccio le due domande in velocità. Allora, salve, mia zia emette urine di colore viola. Cosa può essere? Grazie. Poi, professore, lei spiega molto bene, ho capito tutto, anche se non so niente della medicina. Volevo farle una domanda. Per chi ha il calcolo ai reni e bere poco, quanto è rischioso andare avanti così? No, Vuole sapere, lui ha un calcolo uh, sì. a rene e beve poco. Dice se è rischioso andare avanti così, cioè bere poco Beh. per eh, questo No, uh, ecco. Quello che si consiglia di solito è quello di bere di più. Naturalmente, ecco. poi, uh, in base anche ai dati mh, che de possono derivare da quello che io ho detto, lo studio metabolico, uh, c'è la mh, possibilità di uh, prendere delle, de dei farmaci che alcalinizzano le urine, alcalinizza perché la maggior parte di questi mh, calcoli si formano in ambiente più acido. Allora, alcalinizzando le urine mh, mh, si crea la situazione di ridurre la possibilità dei cristalli di aggregarsi, ma una volta che il calcolo c'è, il calcolo deve essere espulso. Quindi bisogna vedere con un'ecografia, che è l'indagine principe, non è invasiva, quanto è il calcolo, dove si trova. Se non ries si riesce con l'ecografia eh, si può passare a delle indagini un po' più eh, complesse, dalla, dalla eh, risonanza magnetica, l'urotac, eh, per valutare come è posizionato questo calcolo, se è ostruente, e in maniera tale poi da intervenire per poterlo togliere l'aumento dell'introito idrico e l'alcalinizzazione si mh, eh, suggeriscono ah. in maniera piuttosto... E per il te telespettatore con urine di colore viola? Eh, qui, ci ah, qui ci può essere... Allora, di solito le urine uh, uh, sono color marsala uh, quando marsala uh, tradiscono la possibilità di una macroematuria uh, il fatto di colori esistono anche delle situazioni blu delle urine blu, beh c'è il blu di metilene che eh, anzi qualche volta, eh, solo dico con un po' di, con il, il sorriso facevamo anche degli scherzi quando eravamo studenti, ci metteva si, il, il, mettere il, il blu di metilene per colorare le urine, ci sono degli antibiotici che possono portare eh, a colorazioni diverse le urine mm, mm, quindi Devi questo indagare. si può vedere, ed è facilmente risalibile. Insomma. Benissimo allora, ricerca, tecnologia, innovazione, tre parole magiche, lei do, professore con la sua equip dove <ride> arriverete? Beh, intanto mh, è importante sottolineare il eh, ruolo della nefrologia eh, eh, sulla, per l'innovazione. Ci sono delle eh, metodiche eh, di trattamento sostitutivo, di dialisi che, si stanno, che stanno diventando sempre più, eh, mh, eh, come dire, vicine a quello che è la funzione del rene, ed è quello l'obiettivo del rene nativo, del rene normale, ed è quello l'obiettivo. Queste metodiche innovative mh, daranno i vantaggi, mh, sono sempre più a vantaggio del paziente della, e della, della sua della depurazione sostitutiva. Uh, per quello che riguarda gli studi, mh, per quello che mi riguarda, eh, se vediamo la diapositiva 9 eh, si, può vedere, mh, si possono vedere molti degli aspetti di vie biochimiche e molecolari che stiamo studiando e che possono essere alla base, ripeto, non solo della malattia del danno renale cronico, ma anche del, della malattia cardiovascolare. Questo l'ho anticipato all'inizio e, so e serve a sottolineare quanto le due patologie sono collegate. Infine, e questo un po' sottolinea anche l'innovazione, quello che mi inorgoglisce è la diapositiva 10 per favore e, e anche la... Uh, Capacità di trasmettere a quelli che si formano da noi, nei, ai miei specializzanti, eh, trasmettere la formazione nefrologica il più completa possibile. E questa soddisfazione ci sta venendo. Quest'anno abbiamo. Un'iniziativa della Società Italiana di Nefrologia è quella di aver approntato una sorta di contest, di, di, di gara tra scuole di specializzazione in ambito nazionale, eh, strutturata come una sorta di torneo calcistico. Bene, le scuole di specialità si sono sfidate su casi clinici reali. E la scuola di nefrologia che mi onoro di dirigere, come eh, si è visto nella diapositiva, ha vinto il contest battendo in finale la scuola di, ehm, eh, di Brescia, ma dopo aver battuto quella di Parma, quella di, di, di Napoli e così via. Insomma, questo dà una, eh, mi inorgoglisce perché dà il giusto, eh, eh, come dire,. Eh, Insomma sottolinea l'impegno di tutto il corpo docente eh, della scuola di specializzazione e dell'indirizzo che io ho dato alla, uh, alla scuola e, e mh, la, al di là di sottolineare la bravura dei ragazzi, ma il fatto di orientarli nella maniera più giusta cercando di trasmettere anche quello che possono essere le... Mh, le passioni che il sottoscritto ha per determinate malattie ma non è necessario strettamente questo, se non la preparazione professionale che è quella che vogliamo e questo di questo devo ringraziare anche tutto il corpo docente della scuola. E noi le facciamo tantissimi complimenti perché siamo rimasti affascinati questa sera da come ci ha raccontato eh, la nefrologia, le malattie di Reni, veramente un sacco di complimenti a lei professore, vi ricordo Lorenzo Calò, direttore unità operativa complessa di nefrologia di Padova e direttore anche della scuola di specializzazione. In nefrologia Università di Padova, azienda ospedaliera. La ringrazio, spero di averla ancora qui con noi, do l'appuntamento ai nostri telespettatori, vi ricordo mercoledì prossimo, invece domani sera il Tallo, venerdì Casa Caffè con Claudio Casorati, vi ricordo poi domenica Schegge di Sport e eh, lunedì invece Caffè Sport e ogni pomeriggio invece c'è la Elide con tanta simpatia. E naturalmente eh, non cambiate canale perché, per, perché poi ci sono anche i nostri Tg e tutte le nostre bellissime rubriche. Un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi e mi raccomando...

Sono Luisa Marcato, la titolare del Centro Estetico Venere di Campo d'Arsego in provincia di Padova. Centro Estetico Venere specializzato con l'antietà del viso con il metodo esclusivo Viso Senza Tempo e con il modellamento del corpo con il metodo esclusivo Curve Giuste. Questa Curve Giuste è un metodo completamente naturale ed è una vera e propria alternativa alla chirurgia estetica. Senza diete, senza pasti sostitutivi. E senza nulla di invasivo, naturale al 100%. Questa sera voglio eh, parlarti dei principali pilastri del metodo Curve Giuste. Si basa su tre aspetti. Il primo, lavorare i tessuti del corpo. Il secondo lavora eh, la posizione naturale del corpo, cioè la postura, e il terzo la riattivazione del corpo stesso. In passato, il lavoro che faceva principalmente l'estetista e quello che fanno ancora eh, nei vari centri estetici è quello di lavorare principalmente i tessuti. Cioè, si lavora in modo localizzato, diciamo dove proprio c'è il problema, ad esempio dove c'è proprio la culotte e addirittura si lavora quasi anche solo il mezzo busto. Curve giuste è un metodo completamente rivoluzionario. Infatti molti anni fa io eh, lavoro nel campo dell'estetica da 30 anni, vi posso assicurare che capitava che suonava il campanello, entrava la cliente, diceva che voleva fare dei trattamenti per migliorare diciamo le gambe e a quel punto lì eh, si faceva accomodare in una stanza, addirittura senza neanche farla spogliare del tutto eh, si abbassavano un attimo i pantaloni, si toccava un pochino la gamba e si diceva sì ok. Ha bisogno di 10 massaggi, ha bisogno di 10 macchinari, ha bisogno di 10 fanghi e si faceva un po' quello che le case cosmetiche in quel momento lì proponevano a noi estetiste. Diciamo che si seguiva molto la moda, si aveva sì risultato, però il risultato era molto localizzato e soprattutto non era duraturo. Curve giuste invece non ha questo problema perché si va a lavorare al contrario e si va proprio a lavorare la radice del problema. Il perché è venuto fuori, diciamo il perché è venuto fuori questo inestetismo. Io posso dirti. Eh... Cosa farò alla prima seduta poi però in base a come reagisce il corpo e in base a tante cose e si va avanti ogni volta decidendo a mano a mano che cosa fare nelle due ore della, della volta successiva perché ogni corpo è diverso e curve giuste è proprio un programma che viene proprio cucito addosso come se fosse un abito su misura Prima di iniziare qualsiasi programma di curve giuste eh, bisogna fare un'analisi um, del corpo dettagliata. Eh, ti dovrai prendere un'oretta, un'oretta e mezza con me e, e faremo un'ora e mezza per capire come nel tempo hai sfruttato tra il tuo corpo, cioè quante diete hai fatto, quanti tipi di trattamento hai fatto, e solo da lì capendo bene come hai, come hai vissuto nel tempo il tuo corpo, io potrò eh, creare un programma su misura per te, come se fosse eh, un abito sartoriale, cioè cucito addosso. Subito. Dopo aver fatto questa analisi. Eh, ti farò assaggiare una, eh, una piccola tecnica di quello che poi faremo durante il programma. È una tecnica molto particolare perché è un massaggio, noi l'abbiamo chiamato massaggio core, perché praticamente eh, mette in asse già tutto il tuo corpo, cioè nel momento in cui hai fatto questo tipo di massaggio e scenderai dal lettino. La prima cosa che ti sembrerà diversa è quella di sentirti come dire più dritta, più, eh, più in asse è veramente. Ti sentirai già meglio. Curve giuste sono 36 tecniche in sinergia tra loro. Ogni seduta io vado a lavorarti a 360 gradi e solo dopo la prima seduta io posso mettere a punto cosa farti nella seconda seduta e così via. È proprio un programma personalizzato. Quindi ti aspetto nel mio istituto per fare un'analisi del tuo corpo con me. Grazie a tutti. Salve, vi presento un prodotto per togliere il trucco dal viso usando solo l'acqua, senza più necessità di utilizzare prodotti struccanti o detergenti. Si tratta di queste due manopoline. Si bagnano con acqua. Si utilizza quella bianca prima e toglie qualsiasi tipo di trucco dal viso, anche waterproof. Dopodiché si utilizza quella nera che ha un filato di argento e ambra. Ha un'azione purificante e leggermente esfoliante sulla pelle del viso. Hanno una durata di più di 600 utilizzi e si lavano con normale acqua e sapone oppure in lavatrice. Abbiamo anche un altro modello che è la manopola grande. Ha le stesse funzioni delle due piccole e si può utilizzare, oltre che per il viso, anche per il corpo. È un ottimo guanto da bagno. Per voi, un'offerta speciale. La coppia delle due manopoline oppure la manopola grande a soli 25 euro, comprese le spese di spedizione. È un'ottima idea anche per un regalo. Infatti, vi offriamo un'altra promozione. Tre confezioni a scelta di questi prodotti a soli 60 euro comprese le spese di spedizione, inoltre con la formula soddisfatti o rimborsati. Per informazioni ed acquisti potete telefonare ai numeri in sovraimpressione o visitare il nostro sito o scriverci una mail.